Ciao da zio Pippo, benvenuti sul mio canale. Oggi preparo i fusilli napoletani con zucchine e salmone. Gli ingredienti sono 250 g di fusilli napoletani, un quarto di cipolla, due fette di salmone fresco, 500 g di zucchine, 60 g di mousse al salmone, due patate più o meno che sono 130 g, mezzo bicchiere d'acqua, mezzo bicchiere di vino bianco, del sale e dell'olio, del prezzemolo, timo e maggiorana. Per prima cosa prendo le due fette di salmone, le appoggio in una teglia e le vado a condire aggiungendo il mezzo bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di vino, gli odori, il prezzemolo, timo e maggiorana. Ci faccio una grattata di sale. E un filo d'olio. Questo volendo potrei fare anche un secondo. In questo caso io la uso per fare la pasta. In forno a forno già caldo, ventilato a 180 gradi. Vado a tagliare la cipolla. E la vado a mettere dentro una padella. Ora mi preparo le zucchine. Uso questa qua, le taglio a fettine perché mi serve per la decorazione del piatto. Quest'altra le taglio a metà e vado a tagliare in questo modo perché dopo cotto vado a frullare il tutto, quindi dipende dalla cottura che uno bisogna fare. Se non abbiamo tempo, vogliamo fare più velocemente, facciamo i pezzettini più piccolini, così la zucchina cuoce prima. Vado a tagliare a dadini anche le due patate. Le due patate le aggiungo per dare cremosità al piatto. Aggiungo dell'olio in una padella e faccio leggermente soffriggere la cipolla. Aggiungo le zucchine con le patate. Le faccio leggermente rosolare e poi vado ad aggiungere dell'acqua. Una volta che si sono scamosciate leggermente, vado ad aggiungere dell'acqua e metto il coperchio. Una
volta che l'olio è arrivato a temperatura vado a soffriggere le zucchine per la decorazione del piatto. Una volta fritte le vado a mettere dentro al piatto che mi serviranno dopo. Una volta che si è assorbita l'acqua me ne rendo conto se ha bisogno dell'altro oppure no. In questo caso ne aggiungo un altro po' e sono in totale di 350 ml. E la porto, la faccio assorbire tutta. Aggiungo del sale. E ancora qualche minuto ed è pronto. Una volta che le zucchine sono cotte, vado a mettere in una brocca e con il frullatore a immersione creo una crema. Metto la crema dentro la padella e vado ad aggiungere la mousse di salmone. Dopo 25 minuti il salmone è pronto. Ora lo vado a sfilettare per usarlo per il condimento della pasta. Una volta tolto le buche, lo aggiungo al sughetto. Metto i fusilli napoletani dell'acqua salata e li faccio cuocere. A metà cottura la tiro fuori la pasta e la faccio saltare in padella. Aggiungo un paio di mestoli di acqua. Fusilli napoletani, zucchine e salmone è pronto. Ciao da Zio Pippo, alla prossima ricetta e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, attiva la campanellina su tutte e lasciami tanti like e commenti.